Benvenuti amici, benvenuti in questa nuova puntata. Oggi andiamo alla gas station più grande del mondo. È una battuta? No. E questa compagnia, Bucci's, fa le gas station più grandi del mondo. La più grande del mondo in assoluto è sempre di questa qui, della Bucci's appunto. Ed è in Tennessee, con 160 pompe di benzina. Noi ci accontentiamo un misero 8000 metri quadri di distributore, gas station non la chiamiamo, distributore di benzina, con un misero 120 pompe di benzina. Tra l'altro la particolarità di questa catena non ammette camion, possono andare solo i pick up, camioncini così, macchine, ma non camion grossi, quindi non vende, sì, cioè vende anche il diesel, gasolio, ma non... c'è proprio il cartello scritto no camion. E poi viene pubblicizzato che hanno i bagni puliti, quindi noi andiamo subito, è tutto il giorno che non vado al bagno perché vogliamo andare a vedere i famosi bagni puliti di Bucci's. Comunque ho sbagliato corsia, porca puzza, perché devo girare qua. Tra l'altro qua a destra c'è, potete vedere, il Wolf Golf Village, che dove c'è è un posto dove ci sono tanti campi da golf abbastanza famosi, fanno delle gare. Io non sono esperto di golf, come potete già notare da questo frasario. Sì, praticamente c'hanno dei campi con delle buche, tirano le palle in ste buche, non lo so come si gioca, io gioco me. Però poi è anche una zona residenziale molto bella con case. Comunque di là si può andare, il World Golf Hall of Fame, c'è un coso che si può andare tutti, non bisogna necessariamente essere membri di qualche club. Ma prima di tutto andiamo a Bucci's. Allora, qui a sinistra c'è la gas station. Adesso facciamo un giro dell'isolato per vedere il miglior posto dove andare a fare benzina. Potete vedere no truck. Allora, qua c'hanno anche etanolo free. Questo è il negoziettino, diciamo. Ah, innanzitutto dov'è che devo... dov'è lo sportellino? Dopo entriamo nel negozio e vediamo com'è la storia. Prima facciamo benzina. Qua si può andare? Ok, voi state in macchina. Un attimo, ritorno subito. Ok, il pieno l'ho fatto $37 per un pieno, non stavo ancora segnando, avevo due tacche, devo dire non male. Ho guardato davanti perché mentre stavo andando ho beccato, c'era sulla strada un bastone che rotolava e mi è sbattuto, mi ha graffiato il parafango, porca puzzola. Comunque andiamo a parcheggiare, andiamo a fare un giro dentro a Bucci's, vediamo com'è. Allora, quindi di là siamo entrati, andiamo a fare un giro dell'isolato, vedere com'è di là. Allora, gas station. Ah, anche la benzina è abbastanza economica, perché $3,1 costata. Mentre se vai in giro, gas station normale, $3,50. A Costco, che devi essere membro e di solito hanno i prezzi migliori. Ah, ci parcheggiamo qua. Okay. E anche a Costco costa $3,01. Vedi, è un'attrazione questo Bucci's. Questo si è fatto la foto col castoro. Andiamo a farcela anche noi. Old Country Wireful Rack e addirittura anche i carrelli della spesa. Hello. Hello. Hello.
Bello, questo bel cappellino ci potremmo comprare. $27, no, faccio un'altra volta. Questi vestissimi cappelli. Vediamo se hanno una maglietta con la Tesla. No, questo non è il posto. I veri men non prendono Tesla. Che belli. Relax. Vabbè, che negozio gigante. Putpourri, questi è quando vai a fare la cacca, metti questo, è un deodorante, ma molto buono. Ce l'abbiamo in ufficio. Ma questi sono bellissimi, lo voglio. Il portabirra, quanto costa? 17. Oh, questo è strabello, quanto costa? 19. Questo è il cavatappi con l'aquila, bellissimo. Questo è strabello. Diritto tacco. I gadget silicone. Parliamo di gadget interessanti, ci hanno. Florida, belli, belli, belli. Lodge. Allora, questo è il paradiso del souvenir. Penso sono so cute. Bucci's Color Book for Olivia. Quanto costa? Torneremo con Olivia. Vabbè, là ci sono tutte le solite cose. Birre. Vabbè, non entro in bagno con la telecamera, potrebbero pensare male. Però, a detta loro, hanno i bagni bellissimi, pulitissimi. Oh, questi paninetti sembrano interessanti. Sandwich, biscuits. Queste salsine. Peach habanero, roast pepper scorpion. Questo barbecue. Tutti i tipi di jerky. Jerky fatti in casa. Bohemian. $29 la libra. Chissà quanto costano per me. $29 la libra, là. Aspettato lì. World famous jerky. Il paradiso del jerky. Com'è che si chiama questo? Butchis. Butchis.
Bucci, tutto Bucci qua, Bucci, 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 Bucci. Aia, non portiamo Olivia qua, sta zona. Bucis, bucis. Bello sto cooler un po' copiato da Yeti. I capo hard cooler. Good. Yeah. Very good. Come and take it. Come and take it, non l'ho capita la battuta. C'era un coso. Vediamo un po'. Bello questo. $30. Non mi piace più. Vabbè, mettetemi nei commenti che cappellino mi devo comprare, che gadget mi devo comprare. La prossima volta torniamo e lo compriamo. Don't treat on me. Però è una di queste borraccette per il whisky. Ok amici ascoltatori, questo è tutto per Bucci's, la gas station più grande d'America. Devo dire, il negozio dentro è spettacoloso, un sacco di gadget da spendere, un casino di soldi, anche perché costano un casino di soldi, però è stata una bellissima esperienza. La benzina costa poco, se siete di passaggio a Bucci's, in Florida ce ne sono solo due, uno qua a St. Augustine e l'altro non lo so dove, forse a Orlando. Vabbè, questo è quanto, ci vediamo la prossima volta, ciao ciao, iscrivetevi al canale.